Ciao fragoline, nuovo video. Allora, prima di iniziare a farvi vedere cosa ho preso della Yves Rocher, vorrei prima ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere neanche un solo video in cui io pubblico. Poi mettere un bel mi piace a questo video, un commentino qua sotto se avete anche voi provato questo marchio della Rocher o cosa avete comprato, oppure se avete provato anche voi questi prodotti che adesso vi mostro, sono pochissimi comunque. E se volete seguirmi su Instagram dove li pubblico foto, video, faccio storie. Che praticamente qua non faccio, ma diciamo più cose private su Instagram che su YouTube. Ok, detto questo, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, prima di tutto volevo dirvi che questo marchio Rocher, praticamente se volete i prodotti li dovete, cioè dovete contattare una consulente dove vi vende questi prodotti qua, che poi ve le porta a casa e così vi dice, vi dà anche la fattura, eccetera. Prometto che io è da 2 settimane che sto aspettando questi prodotti e per farvi capire, cioè per farvi, cioè per dirvi che 2 settimane solo per 3 prodotti. Sinceramente sono stata un po' delusa. Ovviamente io li ho acquistati tramite una collega di mia mamma e ci ha messo 2 settimane solo per farmi avere 3 prodotti. Di solito io quando compro da qualche parte o anche online, massimo che aspetto è una settimana massimo, almeno che è successo qualcosa. Oppure capisco per il coronavirus, ma dato che questo si tratta di una consulente che dovrebbe, non dico già avere i prodotti, però dopo 5 giorni dovrebbero già essere a lei i prodotti che ha già ordinato. Comunque, vabbè, a parte questo, mi ha dato il libricino dove se io voglio acquistare di nuovo, allora il ritiro è martedì 30 giugno. Questo video non so quando lo metterò su, però qua c'è scritto che perché vi lascia anche quando è il ritiro dell'altro acquisto che volete fare. Questo è il volantino. Ci sono tantissimi prodotti, vi dice anche i prezzi, però non posso farvelo, diciamo, sono tantissimi. Ci sono anche un po' di sconti, se non mi sbaglio. Adesso vediamo se riesco a trovarne uno, però non credo. Sì, tipo questi. Questi sono scontati. E comunque questo è il volantino dove voi guardate questi volantini qua e scegliete i prodotti, c'è il codice. Date il codice alla ragazza, quella che ovviamente viene con voi, cioè in casa, e poi ovviamente lei ordina i prodotti. Poi ci sono in regalo qualcosa, dipende quanto spendete, avete qualcosa in regalo, e questo è il volantino. Poi a me mi ha dato la fattura, che è questa, adesso vediamo senza. Ok, devo. Allora, qua vi mette tutti i dati e qua è la fattura dove voi prendete i prodotti. I prodotti sono pochissimi. Io, cioè, mia mamma ha speso 24,80 euro e abbiamo preso questi. Vi dico sia che cosa sono e il prezzo in cui io l'ho pagato. Prima iniziamo con i campioncini. Mi ha dato questi campioncini qua. Uno è questo, alla camomilla.
Poi c'è questo qua, un profumo e poi una crema che praticamente questo marchio non è neanche italiano, per cui già lì. E poi tutte le volte che devo leggere, ad esempio, per capire che cosa fa questo campioncino, c'è sempre scritto sì, ogni tanto vedo italiano. Ogni tanto arabo, africano, eccetera. Per cui alla fine non so mai come si usano questi campioncini qua, perché dietro non c'è neanche scritto l'italiano. Ogni tanto lo mettono, però, per farvi capire. E poi questo campioncino qua, in omaggio, praticamente è uno shampoo. Vediamo se riesco. Allora, ve lo faccio vedere, intanto cerco di. Allora, ok, è uno shampoo crema, lisci i capelli, indisciplinati e risciacquare, qualcosa del genere. Questo è il campioncino, questo è in omaggio. Invece gli acquisti che ho fatto io sono tre. Allora, ho acquistato questo panno. Per struccare, praticamente dovete bagnarlo nell'acqua tiepida e poi strucca il viso, gli occhi e le labbra. Poi c'è scritto lavare il guanto dopo ogni utilizzo. Ah, ok. È adatto alle pelli sensibili e ai portatori di lenti a contatto. Non so se vi interessa, io vi leggo la descrizione. Comunque lo apriamo insieme perché non l'ho ancora visto, senza rompere la scatola, come faccio io. Wow! È piccolino perché è un guanto. Cos'è che c'è dentro qua? Come sempre ho rotto qualcosa. C'è dentro questo, sarà per... Vabbè, ho rotto la scatola. Il guanto è fatto così. È morbidissimo e ha il marchio della Roche. Non è male. Cioè, basta, adesso io mi sono truccata, rovino il trucco come sempre. Comunque vi farò sapere come mi trovo con questo. Questo qui l'ho pagato 9,95 euro. Poi ho preso questo per i capelli, che praticamente, se ho capito bene, è un profumo, cioè no, non è un profumo, è l'acqua profumata al mango e coriandolo, il piacere di un'acqua fresca e profumata da vaporizzare sul corpo e i capelli. Aroma, mango, ok, praticamente questo. Lo apriamo insieme, vediamo. Magari non nell'occhio. Dovrebbe essere così, vuol dire che profuma, cioè, da quello che ho capito che dovrebbe profumare. Infatti sì, si sente l'odore, è molto buono. Questo è di 100 ml. Questo è il mango ed è buono come odore. Lo userò quando andrò in giro, me lo spruzzerò sui capelli. C'è scritto anche sul corpo. Però vabbè, ho preso sia questo qui al mango e sia questo qui al cocco. Questa è la stessa cosa, acqua profumata alla noce di cocco. Scusate, ma è scritto talmente in piccolo che certe volte faccio fatica a leggere. Allora devo stare lì così. Comunque questo, anche questo lo proviamo perché tanto poi... È buono anche questo qua. Allora, allora, lo spray mango 5,95 euro, l'ho pagato. E invece lo spray di cocco 5,95 euro. Questo
5,95 praticamente, 10 euro. 10 euro e qualcosa di 100 ml di prodotto, questi due. Per cui ve l'ho detto, non è che ho preso chissà cosa, per cui sono tre prodotti. Invece mia mamma ha preso la saponetta al cocco, 2,95 euro, però ho visto che la saponetta è piccolina, cioè piccola così. Non ve l'ho fatto vedere perché ce l'ha giù lei e la sta usando. Comunque lei ha preso quella. In totale 24,80 euro. Allora, diciamo che non impazzisco. Cioè, di questo marchio non è che vado tanto pazza. Sto usando altri marchi un po', diciamo, più belli e, diciamo, utili. Per cui, però, piano piano quello che mi interessa lo provo e poi vediamo. Non credo che acquisterò di nuovo perché, sinceramente, se devo aspettare 2 settimane, anche 3, per avere anche solo per 3 prodotti... un po' eccessivo, per cui non credo proprio di, di comprarlo di nuovo. E niente, fatemi sapere se anche voi avete acquistato, come vi siete trovati e se anche voi avete provato questi prodotti. Ovviamente poi vi farò sapere come mi sono trovata. Sono solo questi 3 prodotti qua, perché poi gli altri sono campioncini, eccetera. Per cui niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io vi ricordo lo stesso di lasciarmi un like e un commentino qua sotto. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri acquisti da altre parti, altri, non so, negozi online. Fatemelo sapere qui sotto dove volete che io acquisto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!